Eccoci, buongiorno. Oggi è la giornata mondiale per la lotta contro la fibromialgia. Secondo la classificazione della IASP, la fibromialgia attualmente appartiene ad una categoria dolorosa definita come dolore nociplastico, cioè un dolore che nasce all'interno dei tessuti, ma in quanto dolore nociplastico prevede per la sua manifestazione la copresenza di diverse condizioni patologiche. La prima è una aumentata infiammazione, un'infiammazione cronica gestita da quella che viene chiamata inflammosoma, no? E che tiene in continuo bollore la pentola delle citochine, delle chemochine e della cascata degli agenti algesizzanti. Questi agenti lavorano perifericamente sulle terminazioni nervose, predisponendole a una minor soglia per il dolore, per cui anche stimoli veramente non dolorosi sono in grado di produrre un dolore importante. La diagnosi viene fatta attraverso la palpazione di diversi punti trigger distribuiti sul soma e mediamente c'è un accordo internazionale che prevede almeno 12 punti su 18 sensibili. Che cosa mantiene questa pentola in ebollizione? E che cosa mantiene la cascata citochimica? I test reumatologici normalmente sono tutti negativi, non così la ricerca di inneschi infettivi specifici attraverso il dosaggio anticorpale. Questa ricerca permette di individuare o batteri o virus che rimangono non come batteri o virus, ma come epitopi condivisi in un meccanismo di similitudine molecolare, per cui il sistema immunitario pensa sempre di avere a che fare con tali batteri, virus, eccetera, ma in realtà reagisce in continuazione, in maniera perenne, con parti del proprio self e quindi si innesca una reattività costante e una costante cascata infiammatoria. Interpretato in questo modo, a questo punto è possibile trovare una terapia? L'ozono che lavora contemporaneamente come antinfiammatorio, antibatterico, antivirale, micostatico, favorisce la reologia del sangue, per cui permette una miglior ossigenazione a tutti i livelli, sia periferici che centrali, si dimostra una molecola veramente terapeutica per i pazienti affetti da fibromialgia, purché somministrato nella maniera corretta, cioè per via endovenosa. Ovviamente dosaggi e frequenza andranno sempre decisi dal medico curante. Penso di avere dato una speranza ai pazienti, noi siamo disponibili alla terapia.